Ciao my darling, per prima cosa un accenno di sano e crudele trolling. Questa pila qui è quasi del tutto il prossimo books. Così ti ripeto un po' di crudeltà gratuita e francamente qualcosa di consolante con cui guardare verso il futuro, al contrario di Zoolander 2. Ma io mi chiedo, perché Fede hai deciso di guardare Zoolander 2? Non ero neanche una fan sfegatata del primo, nonostante obiettivamente ci fossero alcune battute molto facili da citare. Io spesso ogni tanto dico dagli uno chance. Ci sono delle cose divertenti che sono diventate più divertenti con la memoria del tempo di Zoolander 1. Il 2 è una roba, Vez. Perdonami questo tono molto bolognese. Non passa mai. Vabbè, allora andiamo per gradi. È diretto da Ben Stiller, come era già diretto da Ben Stiller il primo. Ha diretto anche Reality Bites, che era uno dei piccoli film cult, forse piuttosto sopravvalutato. Cos'è, anni 90? Quella cagata colossale di Cable Guy, Tropic Thunder e Walter Mitty, che non ho ancora visto. È scritto da Justin Theroux, Mr. Aniston, che ha scritto anche Iron Man 2 e entrambi Tropic Thunder, il primo e il 2, da Ben Stiller, Nicholas Stroller, che si è preso la briga di scrivere capolavori quale Sex Tape e i Muppets, e anche però questo Forgetting Sarah Marshall, di cui ho letto su IMDb e non lo so, forse mi interessa, che faccio, lo guardo? Gli diamo una chance, appunto, alla penna di Nicholas Stroller. E poi l'ha scritto anche questo John Hamburg, che ha scritto tutta quella batteria di Ti presento i miei, ti presento i tuoi, che è una di quelle commedie, come a suo tempo, com'è che si chiamava? Tutti pazzi per Mary. Che teoricamente doveva fare molto molto ridere. Io non le ho mai trovate da ridere al punto proprio da tenersi la pancia. Oddio, effettivamente se penso qual è il film che mi ha fatto ridere di più nella vita, non sono sicura di saperlo identificare. Mi ricordo che quando uscii dal cinema, dopo aver visto Le Follie dell'Imperatore, mi facevano male le guance perché ero stata così per tutto il film, ecco, però non saprei dire a livello di comedy quale sia la mia preferita. Forse anche, ti ripeto, perché sono sotto l'influsso di questa comedy. E quando le commedie vogliono farti ridere a tutti i costi e non funziona, secondo me è qualcosa di così deprimente in realtà. Da una parte perché ti dici, ma aspetta, sono io che non l'ho capita? O è uno scherzo che non funziona? Com'è come non è, il sapore in bocca è amaro. Non è come la pizza, no? Che anche se mangi una pizza che non è squisita, è pur sempre pizza. No, in questo caso no, deve essere comicità fatta bene. Il cast è imbarazzante, io te ne elenco solo un po'. Imbarazzante per la quantità di nomi e di gente che c'è. A forza di vederlo, se mai sceglierai, ahimè, di vedere Zoolander 2, l'unico vero desiderio sarà quello di trovare Ben Stiller e rubargli il cellulare, perché la sua rubrica deve essere qualcosa di sconvolgente. Quindi nel cast ci sono ovviamente Ben Stiller e Owen Wilson che tornano a fare quei rincoglioniti di Derek e aspetta, come si chiama l'altro? Hansel, che va tantissimo quest'anno. Però ecco, vedi, a suo tempo, prima con solo Zoolander 1, fare va tantissimo quest'anno era ancora divertente. Il problema di Zoolander 2 è che tenta di rianimare e di riportare alla modernità battute che si erano già viste quando è stato nel 2001 ed è uno di quei seguiti che si convince che se faccio più casino, ci metto più gente, ci metto più colori, allora sono meglio del primo. Non è vero. Hai notato che mi sono messa gli anelli più trash che possiedo? Non è un caso. In realtà volevo anche farmi un trucco assurdo, ma è uno di quei giorni in cui l'allergia fa sì che ogni 10 minuti i miei occhi decidano di diventare due idranti, quindi il trucco non ci sta. Vabbè, andiamo avanti. Poi c'è Penelope Cruz, poverina, fa tutto quello che può. C'è Will Ferrell, io già non lo sopporto. Vabbè, quando faceva Mugatu nel primo era divertente, anche perché dovevi odiare Mugatu e io, odiando già Will Ferrell, ecco, avevo la strada lastricata. Qui fa la stessa cosa. Poi c'è Christine Taylor che appare come Matilda, Justin Theroux, appunto, Milla Jovovich, Billy Zane, Kiefer Sutherland. Benedict. Benedict, sì. Cumberbatch. Christina Hendricks, Ariana Grande, Katy Perry, Sting, Neil deGrasse Tyson. Questo è stato per me il momento migliore del film, in realtà, quando c'era Neil. Alexander Skarsgård, Eric. MC Hammer, John Malkovich. E potrei andare avanti, ok?
Ok, cioè ho preso quelli come al solito che per me sono di solito garanzia di sicurezza. Quello che fa ridere se guardi l'elenco del cast è che sono quasi tutti elencati come as himself, cioè come se stesso, no? Che interpreta se stesso. Ok, non è facile raccontarti la trama perché ce n'è a stento. Poco dopo la fine di Zoolander 1 è successa una tragedia. Questa tragedia pare motivata dalla ormai universalmente riconosciuta stupidità di Derek Zoolander. Lui e Hansel, sulle macerie di questa tragedia, ora conducono vita isolata. Uno fa l'eremita in cima a una montagna, Derek, quell'altro medita nel deserto mentre è coinvolto in una relazione poliamorosa con la sua orgia. Nota che Kiefer Sutherland fa parte di questa orgia. Ok, no, aspetta, devo fare un'altra parentesi. Una delle ragioni per cui il primo Zoolander funzionava era l'assoluto random, l'assoluta non conseguenzialità, l'assoluta follia, l'assoluta stupidità di tante cose, che però alla fine di solito convolavano a voler dire qualcosa di molto critico sul mondo della moda. In questo film c'è un singolo momento, composto credo da tre battute, in cui stanno parlando Derek, Hansel e Penelope Cruz, che ottiene lo stesso risultato. Il resto, ti ripeto, è questa litania moribonda di tutte le gag del primo. E tu dici, ce ne hanno messe anche di nuove? E sarebbe stato meglio di no. Mi è sembrato proprio stupido per essere stupido. E ok, io sono una grandissima fan anche dei film brutti, va bene, però questo è di quelli brutti che tendeva soltanto a fare un sacco di soldi sull'inaspettata fortuna del primo. No, allora la trama, dicevo, i due vivono in eremitaggio, vengono richiamati in passerella. E c'è un breve momento in cui hai il sospetto che il film voglia comunque, su un qual certo nascosto livello, attingere a discorsi profondi. No, non preoccuparti, non succede. Il problema è... Beh, problema è una parola un po' forte. Insomma, cosa significa essere contemporanei, ecco, forse. Forse lo sto un po' sopravvalutando. Ci sono dei comprimari che fanno l'effetto delle unghie sulla lavagna, da quanto sono sgradevoli e quanto sono proprio troppo, troppo, troppo stupidi. E ti dirò che alcune delle gag risultano talmente stupide che finiscono per essere offensive e crudeli, perché alla fine va bene prendere per il culo tutto, però quando prendi per il culo tutto a 360, tu spettatore sicuramente a un certo momento verrai preso per il culo dal film. Se il film almeno ha la buona grazia di farlo con umorismo ben costruito, va bene, gliela lasci passare perché grazie a Dio siamo dotati di un senso di autoironia. Ma in questo caso è un bully che si prende anche gioco di te e francamente questa cosa mi fa imbufalire. Dunque, il ruolo di Benedict è divertente, c'è un momento felice nei primi secondi con la morte di Justin Bieber, ci sono tutti, anche del mondo della moda. Una cosa che mi ha fatto ridere è che quando qualcuno si rivolge a Marc Jacobs, lo chiami Mark by Marc Jacobs, quello per via dell'etichetta che a me fa sempre tanto ridere, mi ha fatto sorridere. E la colonna sonora usa le stesse tracce del primo negli stessi modi, sempre nel disperato tentativo di accedere a quelle cose che ti ricordi ti erano piaciute 15 anni fa. La cosa ironica è che il fatto che ci sia tanta gente in questo film, che lo fa sembrare dopo un po' una specie veramente di settimana della moda, no? Di défilé, dove ti interessa più vedere chi c'è piuttosto che quello che sfila. Cioè, la cosa ridicola è che sembra derelict, cioè sono tutti lì a vedere, a fare una roba oscena. Semplicemente per me non ha funzionato, anzi mi ha tolto quella stima in parte che avevo per il primo, in cui pensavo, guarda che cosa geniale alla fine, no? Prendere seriamente la stupidità di un mondo che ha tutte le sue regole ed è veramente un mondo a parte in cui è molto difficile entrare, e lo fa per criticarlo, no? Per notarne quelli che sono i difetti che potrebbero essere sistemati senza necessariamente snaturarlo, no? Mi sembrava anche motivato da qualcosa di, occhio al parolone, nobile. Questo proprio no. Francamente, uno dei problemi clou del film, peraltro, è che i servizi sociali abbiano tolto a Derek il figlio. Lui lo vada a trovare. Ci si trova in uno di quei momenti in cui si vedono opposte la bellezza dentro e la bellezza fuori. Anche lì riescono ad essere offensivi. E se io penso che puoi vedere
beh, una coppia di questo cast in quello che secondo me è il capolavoro demenziale in assoluto, cioè Dodgeball. Mi chiedo perché perdere tempo, tantomeno soldi, su Zoolander 2. Se puoi, fai che il mio sacrificio non sia inutile e non guardare questo film idiota. La soluzione del problema che ho cercato più o meno di enunciarti prima... Ah, la trama non l'ho finita, ok? Loro vengono richiamati sulle passerelle, salta fuori che c'è una mega cospirazione galattica, diciamo alla ricerca della fonte dell'eterna giovinezza. Lo svolgersi di questa trama è ancora più idiota del suo riassunto, te lo giuro. Oh, poi invece magari non avevo la leggerezza d'animo adatta per godermi questo film. Certamente secondo me va vissuto come quello che io definisco sempre l'umorismo da confraternita, no? Per cui non gli chiedi tanto e appunto ti fai solo intrattenere da delle battute un po' sceme. E di solito ci sto, qui mi è sembrato si raggiungessero profondità veramente eccessive. Fammi sapere se invece ho sbagliato, se avrei dovuto essere un po' più fede, mollatela e divertiti. Oh, io non mi sono divertita. Quella domanda che mi sono fatta durante il video qui in realtà non ho saputo rispondere, cioè qual è il film che mi ha fatto più ridere in assoluto in tutta la vita? Mentre io ci penso, mi rispondi tu, qual è stato il film che ti ha fatto più ridere di tutti ever? Così magari grazie alla tua ispirazione io mi ricordo qualcosa o ancora meglio, guardo qualcosa che mi fa molto ridere. Quindi come al solito adesso io aspetto di sentire la tua, qui di fianco c'è il link al video precedente, questo è il bottone da premere per non perdere tutti quelli futuri e tutti i link per chiacchierare con me sono nel box. Ti abbraccio e se ti va ci vediamo al prossimo video. Ciao!